14. Non ammetto. Io sono ateo e non ammetto che un'organizzazione parli il mio nome. Perciò in internet ho riempito un modulo e mi sono sbattezzato. Dopo il vescovo mi ha scritto per dirmi quali erano i diritti che avevo perduto e come fare il padrino per i battezzandi, i cresimandi, eccetera. Adesso da vecchio sono soddisfatto. Commento. Questi sono fanatismi in senso inverso. Indubbiamente l'organizzazione, a mano che l'evoluzione collettiva avanza, perde potere. Infatti, per la legge, niente che sia esterno all'uomo può rappresentare la divinità che è nell'intimo di ognuno,